lascia che si presenti lui perché ha troppe qualifiche e non riuscirei a rimanere. Detta così abbiamo fatto salire le aspettative altissime. Faccio una promessa, io non sono un tecnico, quindi quello che vi farò vedere oggi sono delle slide di scenario su come secondo me questa tecnologia sta evolvendo, soprattutto nell'ottica multicanale. Io sono un docente universitario, mi occupo di innovazione digitale, quindi scrivo libri su quelli che secondo me possono essere dei trend interessanti. In passato ho scritto un libro sulla reputazione digitale quando era appena entrato come tema caldo. Due anni fa ormai ho scritto questo libro sulla parte di programmatica advertising, dove la parte di intelligenza artificiale e profilazione dell'utente sta diventando molto, molto importante. Oggi volevo lanciare una sfida che è un po' in controtendenza a quello che abbiamo visto prima. Se esistono delle soluzioni che possono permettere anche a una PMI di affrontare un concetto di chatbot, intelligenza artificiale e multicanalità, tutto magari in un'unica soluzione, senza grossi impatti dal punto di vista dei sistemi informativi. Un po' di dati su quanto internet stia diventando pervasivo per gli utenti e su come soprattutto stia cambiando anche nei processi di acquisto, quindi sempre più gli utenti ricercano informazioni, ricercano prodotti, servizi da acquistare attraverso device mobile, quindi uno dei trend importanti che vedremo anche all'interno della soluzione che vi racconterò è quello del mobile come elemento importante d'accesso da parte degli utenti. L'altro aspetto fortemente importante per chi effettua investimenti di comunicazione, di marketing per sfruttare il digitale, che questo oramai ha decisamente superato gli investimenti che vengono fatti in altri canali, quindi sia in Italia che in una visione un po' più globale mondiale, questo è un fenomeno oramai consolidato. A questo si aggiunge un aspetto che è correlato al dato che dicevamo prima, sempre di più gli investimenti si spostano non sulla display tradizionale ma su comunicazione che viaggia attraverso mobile, quindi nelle scelte delle aziende che riguardano la pianificazione media, l'aspetto del canale mobile sta diventando preminente all'interno della loro spesa e questo progressivamente andrà a crescere. Altro aspetto che impatta e in qualche modo si basa sulle tecnologie di intelligenza artificiale è il fatto che sempre più le aziende investono in aspetti di programmatic advertising, quindi la possibilità di fare profilazione in tempo reale degli utenti, tracciando le loro abitudini di consumo e avendo una maggiore efficacia rispetto alla display tradizionale. Quindi è già avvenuto negli Stati Uniti il superamento, in Italia progressivamente si sta spostando, oggi pesa più del 20%, ma perché l'Italia da questo punto di vista ancora necessita di un percorso di formazione della stessa industria, la stessa IABA, che è l'associazione che si occupa di advertising puro, sta predisponendo per gli operatori del settore dei corsi di formazione, perché come per altre industrie c'è una sorta di resistenza verso l'innovazione che avanza, perché molte professionalità anche nell'ambito della programmazione digitale della comunicazione stanno cambiando e richiederanno persone capaci di utilizzare piattaforme più veloci rispetto al tempo. Non ci saranno più, come avveniva un tempo, il commerciale che va a vendere la pubblicità con la valigetta, sempre più ci affideremo a piattaforme che richiedono però l'intervento umano per la parte di profilazione dell'utente. Poi, una volta programmata, sono in grado di efficientare i processi da questo punto di vista. Altro aspetto importante, di cui ovviamente siete a conoscenza, se non sareste qui così interessati a queste tematiche, è che oramai i social network sono stati superati come utilizzo dagli strumenti di messaggistica, quindi dalle app di messaggistica, e complessivamente questo è un fenomeno che sposterà anche le attività di marketing delle aziende verso strumenti più personalizzati, perché all'utente piace esprimersi in maniera naturale, o in maniera testuale, o in maniera vocale. Questo è importante perché impatterà sulle strategie di marketing, di comunicazione, di customer service delle aziende. Questo perché il mobile integrato a queste tecnologie offre delle modalità di comunicazione, di interazione, di marketing diverse da quelle che abbiamo avuto in passato, sia in termini di strumenti di prossimità, sia in termini di push notification all'interno delle app, ma sia anche in termini di nuovi formati pubblicitari mobile che consentono interazione tra comunicazione e messaggio pubblicitario, perché l'ottica dei chatbot non deve essere semplicemente testuale, ma deve consentire di arricchire il contenuto fornito come risposta anche di contenuti multimediali,
di elementi di comunicazione più spinti rispetto alla semplice risposta testuale. Il messaggio è che la parte di rivoluzione che queste tecnologie stanno portando all'interno di diverse industrie sta arrivando in maniera molto forte. Sono tanti, diciamo, gli ambiti di applicazione dove la maggior potenza di calcolo e di analisi avranno impatto. Sono sicuramente la parte di robotica, di intelligenza artificiale, ma anche la parte manufatturiera riceverà dei forti impulsi da queste serie di innovazioni. La verità è che dovremmo essere in grado, come uomini di business, di marketing, di comunicazione, di elaborare anche tutta questa mole di dati, perché è molto interessante la domanda che avete fatto sugli analiti. Sì, bello il chatbot, però se io non sono in grado poi di analizzare quelle che sono le risposte e le domande che mi fanno gli utenti e non sono in grado di far crescere l'intelligenza del chatbot sulla base di feedback, io non sto sfruttando la tecnologia in maniera adeguata. Quindi uno dei problemi che si pone realmente è quello dell'analisi dei dati dei miei utenti rispetto a una pluralità di canali che diventano sempre più eterogenei, ma che alla fine mi devono dire che cosa vuole il mio cliente, come posso servirlo meglio anche con un chatbot e come posso ottimizzare la relazione col cliente stesso attraverso questi canali. Mi piace fare questo esempio che è preso da un libro che è uscito, tra l'altro abbiamo presentato l'altro giorno martedì alla Social Media Week, che parla della digital transformation in retail, si chiama Digital Transformation War, questo libro, va a analizzare come anche grossi colossi, leader di mercato, ad esempio della GDO negli Stati Uniti, stanno avendo una completa rivoluzione necessaria dei loro modelli di business a fronte di player nuovi, come ad esempio Amazon, che ha completamente cambiato le dinamiche di approccio del consumatore partendo dall'analisi del dato. Io vi ho messo qualche esempio di come sia proprio diversa l'approccio all'innovazione tecnologica. Amazon ha ricevuto 52 round di finanziamenti e continua a investire questi soldi che riceve in continua innovazione tecnologica. Quindi non solo una logistica totalmente automatizzata, non solo una profilazione completa del consumatore all'interno dello store e all'interno dello store online, ma anche una visione sul medio e lungo periodo molto, molto approfondita dal punto di vista della tecnologia. Se voi andate a vedere i dati di bilancio di Amazon, le revenue principali di Amazon non sono tanto dalla vendita dei prodotti, ma sono dalla vendita dei servizi che loro hanno industrializzato per il loro business e che mettono a disposizione per altre aziende che vogliono usufruire di questi meccanismi. È interessante quelle che sono le prospettive, interessanti e inquietanti che Amazon ci sta portando. Non so se avete letto della licenza che già ha avuto per questi dirigibili che andranno a sorvolare le città e poi faranno scendere i droni che arrivano dove è esposto l'antennina. Quindi se voi pensate a dove stiamo andando, questo sembra lo scenario dell'invasione aliena di qualche film che abbiamo visto di fantascienza, però la realtà vera è che dobbiamo essere in grado di andare avanti e in qualche modo cercare di adattarsi a queste innovazioni digitali. Questo è abbastanza simpatico. E Walmart che mostra all'interno del suo store la recensione di Amazon. Cioè siamo arrivati a una tale penetrazione del brand Amazon che lo stesso Walmart lo va a esporre come strumento di valutazione di un libro all'interno della loro presenza. Altra cosa che mi ha impressionato molto è il prototipo di store che hanno fatto, dove non c'è più la necessità di fare nessun tipo di passaggio alla cassa. Cioè, non so se avete visto questo video, magari il materiale viene lasciato, andatelo a vedere. Praticamente è un video dove si fa semplicemente il check-in ai tornelli all'ingresso e poi vai a prelevare gli oggetti all'interno dello scaffale e esci dalla cassa e ti trovi all'interno della tua app di Amazon già con la cifra esatta autorizzata al pagamento di quello che hai effettuato come acquisto. Se voi pensate a quale sia il lavoro sull'esperienza dei consumatori, questo è fatto con dei sensori di prossimità che vanno a rilevare gli oggetti che si prelevano. Se voi pensate questo come semplifica l'esperienza di consumo dell'utente,
come peraltro la creazione di modelli che vanno sul servizio e non vanno più sul, su altri concetti di puro prezzo. Quindi perché noi abbiamo fatto l'abbonamento, già fatto Amazon Prime come, come abbonamento, l'abbiamo fatto perché ci dà un livello di servizio che rispetto a qualsiasi tipo di distribuzione attualmente presente è elevatissimo, quindi in 2 ore la consegna è più un bene. E questa cosa fa impressione e deve far pensare fortemente la, la distribuzione tradizionale, quindi da un lato c'è una necessità forte di innovazione in questi retailer tradizionali, dall'altro ci sono anche concetti etici dietro questa cosa. Quanto vantaggio competitivo sta avendo Amazon per il fatto che lavora su una fiscalità completamente diversa dai player italiani o europei? Questo è anche un messaggio che secondo me i nostri legislatori, qualche riflessione dovrebbero farci. Quindi è vero che sono stati bravi a innovare, però stanno avendo un vantaggio competitivo molto importante, godendo di tassazioni assolutamente non paragonabili a quelle che stanno avendo i player italiani. E questa innovazione digitale porta alla creazione in diversi settori di modelli di business completamente diversi, modelli che si spostano tramite la comunicazione del IoT, modelli che sono mezzi ibridi, quindi sono in parte digitali, in parte fisici, quindi Amazon sta pensando di aprire anche degli store fisici, modelli legati al car sharing. Quindi ho individuato 3 trend che secondo me sono determinanti per le grandi aziende, ma anche per le PMI, di cui dopo andremo a parlare con questa soluzione. Sicuramente il primo aspetto è quello dell'Internet of Things, il secondo aspetto di cui abbiamo già in parte parlato, che è la parte di chatbot collegati all'intelligenza artificiale, che sicuramente dovrà crescere, dovrà aumentare in termini di performance, e poi l'aspetto molto importante dell'analisi del dato. Quindi è bello creare delle applicazioni, dei chatbot, però dobbiamo essere in grado di analizzare quello che succede. Il rischio è che si faccia quello che è successo nei primi anni che è arrivato Facebook, Twitter in Italia, tutti su Facebook, tutti su Twitter, perché dovevano vendere, perché è bello, lì si vende. In realtà poi abbiamo visto i grossi casi di crisi delle compagnie aeree che aprivano l'account Twitter con convinti di andare a vendere, poi l'utente twittava per sapere dove era il bagaglio, per sapere come mai il volo era in ritardo. Quindi tenere sempre l'attenzione forte quando proponete un chatbot a un'azienda su quello che è la prima esigenza del cliente, che è l'assistenza. Se falliamo lì, diventa poi difficile che si creda in quello strumento per andare a vendere, per fare attività di marketing o di comunicazione. Internet of Things sicuramente lo conoscete, ma la cosa impressionante sono le proiezioni che questo strumento, questa comunicazione continua con oggetti fisici, inizieremo ad avere. Quindi sia il numero di device che saranno collegati in casa che utilizzeremo, sia gli investimenti che le aziende stanno facendo su questa tecnologia, è un'area sicuramente su cui ha senso ragionare, ha senso ragionare anche in termini di integrazione con strumenti già esistenti, perché non è detto che il produttore di hardware abbia la capacità di rendere più intelligente lo strumento con un chatbot magari che è in grado di comandare, comunque con tecnologie che consentono di coordinare più strumenti digitali all'interno della casa. Gli esempi ne abbiamo già visto tanti sul mercato, sicuramente perfettibili in termini di risultati, perché lo stesso Alexa ha comunque dei limiti dovuti alla comprensione, dovuti al processo di apprendimento. Sicuramente ci sono anche aspetti etici, tipo il fatto che Alexa rimaneva sempre acceso, sicuramente un aspetto che un po' riflettere si deve fare. Probabilmente il prodotto nuovo di Apple consente di mettere, attivare e spegnere vocalmente subito il nostro, diciamo, agente virtuale da questo punto di vista. Cosa vuol dire integrare per un'azienda l'Internet of Things? Vuol dire sicuramente andare a raccogliere tutta una serie di dati dai sensori che questi strumenti hanno, andarli a portare all'interno dell'azienda, vuol dire lavorare sui processi, vuol dire analizzare a chi all'interno dell'azienda questi strumenti, questi dati possono servire, per poi riuscire a definire dei meccanismi di risposta, sia in termini di marketing che in termini di customer service, per poter
definire in maniera puntuale qual è la risposta. Altro tema è il ritorno dei chatbot. Io parlo di ritorno perché i primi progetti di chatbot li ho visti tanti anni fa, quindi il tentativo di automatizzare determinati processi non è di oggi ma è di qualche anno fa. Quello che è cambiato adesso è sicuramente la potenza di calcolo, quindi la possibilità di elaborare di questi sistemi in maniera più rapida le informazioni, è migliorata la capacità di comprensione del linguaggio naturale di questi strumenti, anche se su questo bisogna lavorare, perché chiaramente la parte di intent, più noi la istruiamo, più questi strumenti sono in grado di capire. Questo messaggio ve lo dovete passare anche al vostro cliente finale, perché non si aspettino che questo vada a performare il 100% appena installato, quindi lavorare su micro verticalità di contenuti è sicuramente più efficace, quindi partire con dei piloti piuttosto che pretendere che il chatbot risponda su tutti i servizi o su tutti i prodotti dell'azienda, perché è veramente, si rischia di fare un non servizio, meglio fare sezioni molto verticali e poi andare a popolare ulteriormente. Perché lo facciamo? Perché è proprio cambiato il modo con cui come utenti dialoghiamo, siamo partiti con i motori di ricerca, poi con la ricerca vocale, quindi è cambiata proprio la modalità, è diventata veramente conversazionale anche rispetto alle aziende. Motivi per cui sono più semplici rispetto ad altri progetti tipo app o tipo altri strumenti, sicuramente che non necessitano di scaricarsi nulla, sono facilmente raggiungibili e sicuramente su notifiche urgenti, su aspetti di customer care, hanno una grossa efficacia. Che cos'è l'intelligenza artificiale? Già lo sapete, anche qui non è una tecnologia nuova, è una tecnologia che sta venendo disegnata proprio per la aumentata capacità di calcolo che oggi abbiamo a disposizione, quindi si parla su alcune applicazioni, ad esempio quello della pubblicità, è già un mercato che lavora così, lavora in termini di intelligenza artificiale, in termini di procreazione, in termini di raccolta di dati che arrivano dalle fonti più disparate. Oggi, le notizie di qualche settimana fa, che Sky ha inserito la pubblicità programmatica all'interno dei decoder. Quindi avremo il nostro televisore che cambierà la comunicazione sulla base del nostro profilo di consumo e di navigazione. Quindi sempre più avremo un utilizzo del dato e della capacità di analisi iperestesa. Quindi saremo sempre più profilato, ci daranno dei servizi gratuiti, ma in cambio di questi servizi ci daremo una parte della nostra privacy. E saremo sempre più mirati in termini di comunicazione e di conoscenza che questi player hanno. L'altro aspetto che sicuramente porterà dei cambiamenti è non solo la parte testuale, ma anche la capacità di lavorare sull'interpretazione vocale. Questo non avverrà da oggi al domani e sicuramente ci sarà un modello ibrido. Già ci sono degli esempi, ad esempio di Europe Assistance, che ha creato un chatbot vocale che quindi consente all'utente di avere assistenza se ha l'auto in panne, ma laddove il chatbot non riesce a rispondere, hanno un gruppo di ragazzini che sono dei gamers che ascoltano l'MP3 e viene premiato chi è il più veloce a interpretare quello che il chatbot non è riuscito a disambiguare. Quindi non aspettiamoci anche qui che il chatbot sia in grado di fare tutto, di interpretare tutto. Quindi pensate sempre, quando proponete una soluzione al vostro cliente, di non esasperare le aspettative e di abituarlo a lavorare su un modello misto. Quindi ci sarà sempre un punto in cui, almeno nello stato attuale dell'arte, dell'intelligenza artificiale, della comprensione del linguaggio naturale, in cui il chatbot si ferma e ci vuole un customer care, un indirizzo mail, un ulteriore canale di contatto. Questo anche se andate a integrare l'IQR o qualsiasi altro canale disponibile all'interno dell'azienda. Quindi le aree sicuramente su cui si andrà ad investire queste tecnologie, sicuramente l'assistenza ai clienti la vedo come preponderante, la parte di e-commerce, perché c'è un processo definito che è quello di un acquisto, quindi è facile andare a integrare, la parte di generation, perché lo vedremo magari nella piattaforma, noi non dobbiamo pensare al chatbot fine a se stesso, il chatbot deve parlare con tutte le proprietà digitali dell'azienda. Quindi dobbiamo essere in grado di integrare una landing sui social, sul sito, sull'invio di un SMS con un short tour. Dobbiamo rendere questo oggetto non fine a se stesso, non isolarlo rispetto alle proprietà digitali che già la gente ha. Quindi questo è un aspetto che sicuramente va tenuto presente quando si
si presenta un'azienda e quando lo si integra in un piano di comunicazione digitale che è più ampio rispetto al singolo oggetto del chatbot da questo punto di vista. Altro aspetto importante è quello dei big data e degli analytics. Dobbiamo, come giustamente qualcuno di voi ha demandato, avere la possibilità di portare i dati del nostro chatbot all'interno di una dashboard comune. Quindi l'azienda non può non essere in grado di analizzare quelle che sono le interazioni col chatbot, e l'ideale per loro sarebbe avere un'unica dashboard delle interazioni degli utenti che gli arrivano dai social, dal chatbot, dall'atterraggio su delle landing, delle campagne SMS. Quindi l'integrazione di questi dati è molto importante. Quindi caratteristica dei dati non è solo la loro mole, ma anche la consistenza, quindi in che tempo riusciamo a dare risposta, quindi la velocità, quanto variegati sono, quindi quanto riesco a fare un'analisi integrata di dati diversi provenienti da fonti diversi, e poi sicuramente l'aspetto del volume che tutti conosciamo, quindi la capacità di analisi. Quindi quando parliamo di big data dobbiamo sempre tenere presente queste tre variabili: uno, la capacità dovuta alla velocità, la varietà e l'eterogeneità dei dati stessi, che dobbiamo rendere però intelligibili all'interno di un'azienda, e sicuramente l'aspetto dei volumi che richiedono capacità di calcolo sicuramente sempre più importanti da questo punto di vista. Se io ho tutte queste informazioni riesco a fare quello che teoricamente fa Amazon. Perché Amazon sta crescendo? Perché riesce a profilare in maniera precisa il proprio cliente e riesce a costruirgli dei servizi a valore aggiunto. Quindi il vero potere di questi signori è la parte di analisi del dato, la parte della conoscenza approfondita del consumatore, indipendentemente dal canale di contatto che lui ha. Anche le attività di retargeting, quindi il fatto che lui è venuto sul mio sito e ha visto un prodotto, poi è andato da un'altra parte, ritorno pure su un sito di un editore, ha visto un determinato prodotto, è il primo prodotto che gli propongo quando lui arriva sul mio sito, è proprio quel prodotto. Quindi tutte le attività di analisi accurata che il digitale mi consente di fare al mio consumatore sono degli elementi importanti. Se riesco a fare tutto questo, riesco a fare quello che viene definito esponenzial marketing, quindi utilizzare questi dati in maniera proattiva nei confronti del mio consumatore, andando a automatizzare i processi di marketing, andando a fare pubblicità programmatica, andando a proporgli dei contenuti in linea con le sue preferenze. Quello che dico io, non solo per la grande azienda, ma anche per l'azienda più piccola, per la PMI, non è più il tempo di stare a guardare, ma è il tempo di iniziare a fare con delle soluzioni che adesso magari vedremo qualche oggetto, evitando l'approccio fatto con i social media. Nei social media si era tutti presenti sui social perché bisognava esserci, perché il mio concorrente l'aveva fatto, ma cercando di passare, superare il gap tecnologico che c'è fra azienda e tecnologia, tenete presente che le PMI dal mio punto di vista oggi hanno un vantaggio rispetto alle grandi aziende, perché le grandi aziende si ritrovano in casa, copriamo, una pletora di tecnologie molto più difficili da integrare, mentre la PMI paradossalmente da un certo punto di vista è più indietro, quindi ha la possibilità di scegliere tecnologie più moderne, anche più facili da implementare, che non necessitano installazioni perché magari sono in SaaS. Quindi sfruttare delle PMI si può lavorare in questo modo. Se riusciamo a fare questa cosa, voi vedete che comunque c'è spazio per fare attività presso le imprese, perché poche imprese sono in grado oggi di mappare l'esperienza del consumatore a 360 gradi, quindi avere una customer journey di come interagisce sul punto di vendita fisico, sul punto di vendita online, sul sito. Quindi c'è possibilità, soprattutto sul target delle PMI, per soluzioni che siano semplici e di facile implementazione. L'ultima slide, poi vi faccio vedere qualcosa sulla soluzione. Secondo me, sempre quando si va a approcciare un'azienda, grande o piccola che sia, nell'ambito della multicanalità, che per me che comprende i chatbot, però che comprende anche i social, che comprende anche il sito, bisogna fare tre aspetti. Questo lo si può fare solo con l'azienda. Una parte di strategia: perché io vado sui social, perché io attivo un chatbot per vendere, per fare assistenza al cliente, per conoscere meglio il mio cliente. Una parte di tecnologia che è a supporto della strategia, e una parte importantissima che è la parte di organizzazione. Non si può pensare di trasmettere una nuova tecnologia in azienda senza supportarla in termini di formazione, perché sennò viene vissuta
come l'ennesimo strumento a cui mi devo adattare e non riesco a percepirne la parte strategica che deve essere passata e la parte di operation come strumento che va a semplificare il lavoro dell'organizzazione. Quindi lascio qualcosa sulla parte di tecnologia. Adesso vi vorrei far vedere qualcosa della piattaforma, magari così vi faccio vedere che cosa, come questa sfida può essere portata, diciamo, sulle PME. La tua sessione è stata scoperta, diciamo così. Oh, questa è una soluzione. Dove sono? Questa è una soluzione, giusto per avere un po' di orgoglio italiano, sviluppata da una società italiana che è inglese. La soluzione si chiama ADA, in onore della prima programmatrice donna che quindi hanno deciso di fare questo marchio. Diciamo che l'approccio di questa azienda è nel rendere il più possibile l'esperienza di utilizzo dei mezzi digitali semplice per l'utente che utilizza questa piattaforma. La piattaforma fondamentalmente fa tre macro aree di attività. Permette di creare dei contenuti digitali, poi andremo a vedere quali sono i contenuti che possono essere creati, consente di distribuirli su una pluralità di canali e consente di misurare in maniera integrata le interazioni che gli utenti hanno avuto su questi canali. Per quanto riguarda la creazione, sono stati inseriti elementi più semplici già presenti sul mercato, come può essere un editor mail, quindi la possibilità di creare delle demo inviarle, la possibilità di creare delle landing anche evolute che fanno e-commerce, che fanno dei survey dinamici, che fanno raccolta dati come erogazione di coupon, in maniera molto semplice, senza scrivere righe di codice, quindi con attività di drag and drop e un editor molto semplice. Costruire degli storytelling, quindi costruire degli sfogliabili che sono una via di mezzo fra un'app e una landing page, che possono contenere immagini, video, testi per raccontare un prodotto o un servizio di un'azienda. Costruire delle cose più innovative, come quelle di cui abbiamo parlato prima, tipo noi lo chiamiamo semantic social content. Cos'è il semantic social content? Hanno integrato strumenti di ascolto della rete, quindi di crawling di contenuti, per aiutare l'azienda a costruire un piano editoriale. Quindi il crawler, che quindi è un software che va all'interno della rete, raccoglie in base alle aree tematiche che io gli chiedo di esplorare gli articoli più rilevanti e ne fa una sintesi, gli propone un post che posso poi andare a distribuire all'interno dei social che ho collegato all'interno della piattaforma. Quindi un'automazione del processo di produzione e schedulazione di post e contenuti digitali. L'altro aspetto che può essere realizzato è la parte di chatbot, che adesso poi andremo a vedere magari un po' più nel dettaglio, quindi costruire in maniera semplice un sistema che vada a guidare l'utente rispetto a determinate informazioni raccolte. L'altra cosa molto interessante è che non solo consente di creare dei contenuti digitali, ma mi consente di distribuire. Per poi un'altra delle esigenze delle aziende è: ok, ho creato il chatbot, adesso come lo rendo noto ai miei clienti, come lo vado a distribuire? E hanno integrato tutta una serie di gateway all'interno della piattaforma, quindi c'è la possibilità di distribuire un contenuto via SMS, quindi caricando dei crediti e facendo gli invii sia su clienti miei che su database che è già integrato in piattaforma, che è consensato ai fini privacy. C'è la possibilità di inviarlo attraverso gateway email, c'è la possibilità di inviarlo attraverso pianificazione di AdWords e Facebook già integrato in piattaforma, quindi una volta che ho creato il chat, se io lo voglio rendere noto, fare aumentare gli utenti che interagiscono con questo chat, posso programmare sia post su Facebook che campagne di AdWords direttamente in piattaforma. Posso programmare una condivisione sul mio property social, quindi io posso il chatbot renderlo visibile sui social, e infine posso andare a fare una distribuzione attraverso, come vi dicevo, condivisione su social oppure questo database di 8 milioni di contatti che è integrato in piattaforma. L'altro aspetto interessante è che per ognuno di questi contenuti digitali che ho creato e ho distribuito ho uno strumento di misurazione integrato, fino ad avere, ed è la parte su cui stavo lavorando maggiormente, una dashboard unica che mi consente di clusterizzare i miei clienti in base all'interazione al canale che hanno preferito maggiormente, quindi facendo una mappa dei clienti caldi e dei clienti freddi. Questa è una lista unica. Direi che vi faccio vedere qualcosa magari della parte di chatbot. L'obiettivo di questo strumento è di rendere il più possibile semplice
la creazione di un chatbot. Dopodiché, per integrazioni più spinte con servizi gestionali e quant'altro, lì si fa un lavoro con le API. Questo è un editor molto semplice, diciamo, di costruzione di contenuti. In buona costanza noi abbiamo tre tab, una dedicata alla parte di testo di presentazione dell'oggetto, quindi in maniera molto semplice posso andare a indicare la frase di benvenuto, posso indicare un potenziale sesso che questo avatar ha, se voglio indicare o fare apparire all'interno del chat stesso da quanto tempo è attivo, in modo tale da capire che sta prendendo il prodotto o meno, posso personalizzare la parte di layout in maniera semplice, il chatbot è già predisposto per la parte di consensi privacy che comunque devono essere previsti, cioè se io raccolgo dei dati del cliente devo comunque inserire da cookie low e la parte di consensi privacy, questo non è mai da sottovalutare come aspetto. L'altro aspetto è la parte più di layout, quindi posso andare a personalizzare con un logo il mio chatbot e infine andare a inserire un'immagine per personalizzare l'avatar. La parte che generalmente richiede più tempo è la parte di creazione di domande e risposte. Il chatbot è composto da due parti, quindi una parte di motore semantico, quindi che va a interpretare quello che l'utente scrive o quello che l'utente dice vocalmente sulla mia pagina, e la parte di intelligenza che va ad associare le domande che ho precaricato, domande e risposte, col messaggio dell'utente. La creazione è molto semplice, l'editor è un editor grafico, è come lavorare su un editor web, quindi vado a inserire la mia domanda, posso mostrarla tra i suggerimenti, quindi anche qui posso decidere se creare delle dashboard su cui l'utente si può andare a muovere all'interno del primo caricamento della pagina, posso dare già una scadenza alla domanda, quindi posso dire se la collego a iniziative promozionali o a un evento che ha una durata, posso poi non farla più apparire. Compongo la mia risposta, la cosa interessante è che posso andare a recuperare uno degli oggetti costruiti con la piattaforma, quindi come nel caso precedente posso andare a inserire una survey, posso andare a inserire una landing per far fare una prenotazione, addirittura un acquisto, quindi mi consente non solo di istruire chatbot con delle risposte secche, ma di collegare dei contenuti multimediali sia realizzati in piattaforma che esterni. E questo è interessante perché ho la possibilità di creare anche cose volute con dei survey complessi e andarle a richiamare all'interno del chatbot, avendo poi la possibilità di lanciare tutta l'interazione che è avuta con il cliente. Quindi in maniera molto semplice io vado a creare le mie domande, poi posso modificarle e andarle a, come dire, a rendere disponibili o meno. Lui mi dà una possibilità di fare importazione e esportazione, quindi io posso fare questa lavorazione anche tramite CSV e Excel, che mi consentono il caricamento della domanda, e mi chiede da parte tutto ciò che lui non è riuscito a disambiguare, quindi ho la possibilità di andare a integrare successivamente tutte le domande e le risposte che non sono state sufficientemente chiare per lui. Questo è importante perché mi consente di andare a personalizzare tutto. Questo consente anche di creare una serie di risposte di cortesia, quindi a seconda della domanda io posso andare a personalizzare una risposta di cortesia che può mandare sul customer care, sul marketing per ricevere ulteriori informazioni. La cosa carina di questo strumento è che ha una parte di analytics già integrata che mi consente di andare a vedere tutti i tipi di quanto costa questo oggetto qua? Ve lo lascerei dire a voi, secondo voi quanto può costare questo oggetto? In questo momento ci sarà una parte gratuita per convincere la gente in una casa. No, diciamo che dimmi tu, secondo te quanto può costare uno strumento che ha dentro chatbot, sms, mail, pianificazione di WhatsApp, pianificazione Facebook? È un SaaS ad abbonamento annuale. Dipende da quanti finanziamenti hanno avuto. Dipende da quanto vuole fare il mercato. Allora, diciamo che il loro obiettivo, adesso il presidente di questa società è Marco Landi, che qualcuno di voi magari ha già sentito. È stato, diciamo, la persona che ha riportato Steve Jobs ai tempi in Apple, quindi una persona che ha lavorato nel mondo dell'ICT, anche quella proprio fisica, che si è innamorato di questo imprenditore pugliese che ha avuto questa
l'idea interessante di andare a integrare gli strumenti per il rendimento. Il loro obiettivo è di andare sul mercato americano, quindi perché sicuramente la parte di finanziamento è molto più ricca negli Stati Uniti. Oggi lo utilizzano circa 10.000 aziende in Italia. Il target è tendenzialmente PMI, però per esempio la presa BV, la presa il gruppo Bata, la presa il gruppo Natuzzi, perché è uno strumento veramente semplice dal punto di vista della multicanalità. È chiaro che se uno deve fare un chatbot molto evoluto che va a pescare dei servizi, questo non è lo strumento, neanche questo è l'obiettivo. Però è uno strumento molto interessante per un target marketing, comunicazione, perché in un'unica dashboard riesce a gestire delle interazioni. Allora, che costa poche migliaia di euro l'anno. Assolutamente sì, diciamo che 3-4 mila sotto meglio decisamente sotto, quindi siamo intorno ai 2.500 euro. Questo è il prezzo al pubblico. Poi sono ben spesi. Questo è il prezzo al pubblico. Diciamo che i distributori o le agenzie partner si acquistano questi di importanti, si scende fino a 500 euro l'anno, quindi sono i margini di rivendita che non sono solo sul prodotto ma anche sui servizi, perché poi è vero che è semplice la dashboard, però di assistenza c'è. Poi ovviamente la parte pubblicitaria e di SMS è esclusa, lì ci sono delle ricaricabili e si va a consumo. La cosa carina è che si ha poi, come dicevo, gli analytics su tutti gli oggetti e si ha, ed è la cosa su cui stanno lavorando, è la parte di predictive, infatti vedete che è ancora in beta, quindi che non solo va sulla base degli elementi che noi vogliamo andare a analizzare. In questo caso io ho preso tutti gli strumenti a disposizione in piattaforma e ho detto i clienti che ho registrato me li vai a mappare e me li vai a indicare quali clienti sono caldi, freddi o su cui devo andare a fare le azioni. Vedete che questa è una piattaforma di demo, quindi ci sono pochi contatti all'interno. Però la cosa carina è che lui, in base a una serie di punteggi che sono dati alle interazioni, quindi se mi compili una survey ti do 5 punti, se mi apri solo l'SMS te ne do 2. Quindi la piattaforma è in grado di andarmi a classificare i clienti e aiutarmi nell'attività di analisi. Quindi in questo momento, se volessi andare a fare una campagna su questo cluster, clicco 2 volte, lui mi ha selezionato una serie di prospect che devo andare a riattivare o con un SMS o con una mail o con un'azione sui social. Quindi il lavoro grosso che faranno nel prossimo anno è sulla parte di predittive. Non solo ti vado a classificare i clienti, ma vado a dirti quale tipo di contenuto hai piaciuto a quel cliente, quindi che tipo di messaggio dovresti andare ad associare a quel cliente. Quindi è una soluzione, diciamo, per le PMI che guarda con ambizione a prodotti molto più evoluti, come possono essere Adobe, come possono essere IBM, però con dei costi adatti al mercato italiano. Adobe non c'è altro. Neanche nel marketing cloud. Nella parte di campagna, sicuramente la parte di analytics più. Analytics sì, perché si è comprata per il lato tempo, ma non c'è la parte di predictive. Sì. Diciamo che sono sicuramente i player nei quadranti di Gartner che sono più in alto come evoluzione. Qui si è partiti da una parte di CMS molto semplice per l'utente, molto intuitiva, e si sta pian pianino completandolo con l'integrazione di canali. Google è stata molto interessata a integrare la parte di pianificazione perché hanno bisogno di andare sul target delle PMI. Le grandi agenzie che fanno media planning ce l'hanno. Loro hanno visto in questo strumento un'opportunità per andare sul mercato delle PMI con una roba che consente di far tutto, creo la landing, creo la campagna, vado a misurare i risultati da questo punto di vista. Quindi il prodotto è sicuramente di facile utilizzo. Non so se avete qualche domanda, qualche curiosità sullo strumento, magari faccio vedere l'altro aspetto, lo strumento che è carino, che hanno integrato per la parte di social content. Quindi anche qui viene utilizzata la parte di motore semantico di intelligenza artificiale per inserire una serie di keyword, dopodiché il crawler va all'interno della rete a raccogliere quelli che sono gli articoli per lui più rilevanti rispetto alle tematiche che io voglio andare a trattare sulla mia pagina Facebook, sul mio account Twitter, e quello che fa mi fa una microsintesi del contenuto e mi dà la possibilità di andare a modificare il post e andarlo a programmare o
a mandare una formazione al mio responsabile. Il chatbot che si crea con questa, con questo sistema, poi è solo un chatbot, cioè, qual è il canale? Il canale di distribuzione può essere o un link che io posso inserire all'interno di un sito, oppure hanno già realizzato l'integrazione con Facebook Messenger, quindi già posso andarlo a utilizzare per la gestione della mia pagina Facebook. Pian pianino stanno integrando altri strumenti di chatbot che danno, strumenti di chat che danno le API aperte, quindi ha un motore proprio, quindi non si appoggia alle API di Facebook, quindi non si è obbligati che l'utente sia connesso su Facebook per poter utilizzare, però stanno iniziando a aprire il dialogo con gli strumenti di Facebook. Quindi una cosa carina è che hai uno strumento autonomo che se vuoi puoi mettere sul sito e uno non deve essere per forza collegato su Facebook, quindi hanno fatto una scelta. Dopodiché anche su chat, come di portare questi momenti, produci in automatico un QR code che tu vorresti, per esempio, sul biglietto da visita, sul volantino cartaceo, andare a distribuire il tuo contatto. Quindi i canali di distribuzione sono i social che hai già integrato, lo puoi mettere come short tour all'interno di un SMS, lo puoi mettere come link all'interno di una mail, lo puoi mettere in una campagna di WhatsApp, in una campagna Facebook. Non vi ho fatto vedere, non abbiamo hotspot, consente anche di distribuire sul canale Wi-Fi, quindi hanno collegato una piattaforma che si chiama Fiuna, che è il grosso network di social Wi-Fi in Italia, quindi consente, se tu hai una location fisica, di andare a fare comunicazione push con questo strumento sugli utenti che stanno navigando all'interno del Wi-Fi da può essersi registrato. Quindi stanno sempre di più attaccando dei pezzi di multicanalità per renderli accessibili in maniera semplice. Ti posso chiedere se è implementato sul cloud la piattaforma? Sì, assolutamente in cloud. Ti posso chiedere quale? Sono su Aruba. Non so, probabilmente scalerà. Si chiama Digital Consultant? Digital Consultant è un distributore. Loro, la società si chiama Digital Box. Digital Box. Loro non fanno vendita diretta, quindi lavorano con dei business partner solo nel caso di BMW, che per esempio BMW ha voluto un'integrazione più spinta. Ha detto, mi piacciono molto le vending che potete creare, ve le faccio vedere perché sono particolari, anche lo storytelling. Mi piace molto l'editor per fare una lead in due minuti, però integramela in SaaS, quindi gli hanno dato le API, i dati vengono salvati sia nel customer data della piattaforma, ma direttamente anche nel CRM di IBM. Quindi il prodotto nasce per le PMI, ma se arriva un grosso cliente che ha bisogno delle API, già ci sono per la parte di dati, quindi la parte di customer data può essere importata e esportata o tramite GSU banalmente o tramite API. Vi faccio vedere l'editor molto velocemente. Prova. Lui in automatico mi suggerisce tutti gli errori che ho fatto. Questo lo fa in tutte le parti della piattaforma, quindi se dimentico un pezzo, lui c'è un tutorial che mi segue passo passo. Diciamo che ho già inserito la privacy, le cose che possono servirmi, c'ho la parte di tutti i consensi marketing che sono previsti, quindi sia la cookie logger, la cessione a terzi, che la profilazione, quindi la piattaforma da questo punto di vista ha tutti gli elementi necessari, e la prima parte è la parte di passaggio vado a salvare, poi la parte di design che prevede la possibilità di inserire delle immagini che sono, in questo caso ce ne sono alcune precaricate, ma lui mi permette di caricare da desktop in maniera semplice, di creare uno slider in maniera molto veloce. Sempre sulla parte di design posso andare a definire un colore all'interno della paletta, poi se ci sono esigenze particolari possono essere anche personalizzati i colori. E poi entro nella parte che normalmente richiederebbe un'attività di programmazione da parte del mio tecnico programmatore, quindi ho la possibilità di precostruire
piattaforma, ci sono già dei campi disponibili in piattaforma che esposto in maniera molto semplice con un drag and drop, posso definire se sono obbligatori o meno, o posso crearne di personalizzarli per colore. Quello che fa lui è salvarmi ogni campo che ho compilato e poi ho la possibilità di avere anche un email alert, quindi non solo personalizzare il tasto della call to action, ho già una template page predisposta con un messaggio, ma posso andarlo a compilare in maniera molto veloce. Anche qui faccio il mio salvataggio. L'altro aspetto interessante che andava proprio prima in termini di processo è definire in che gruppo andare a salvare i miei dati, quindi ho il cluster, se questa è la campagna di giugno, scrivo campagna di giugno, posso inserire in automatico un email alert, quindi che un mio commerciale, una mia persona di customer care venga avvisata con i dati della lista. Questo è piaciuto molto a B&W ad esempio, perché loro la utilizzano per utilizzare il test, quindi il cliente riceve la landing, la compila, il messaggio arriva subito al customer care, gli fa la chiamata per fissare il test drive. Altre cose che possono essere integrate rapidamente lo sharing automatico, perché alcuni di queste landing generano ad esempio dei coupon che vengono subito inviati, ad esempio Conan che l'ha utilizzata ha avuto una redemption del 130% perché gli utenti se la giravano via WhatsApp, via Facebook, perché c'era questa funzione. Eh sì, perché dava un omaggio se uno rispondeva al sorteo, quindi io sono tirato parenti e amici tramite WhatsApp perché consente l'integrazione immediata e lo sharing immediato su WhatsApp. Poi la cosa carina nell'ottica della multicanalità è che sulla landing può essere attivato l'assistente virtuale, quindi il chat più creato va a interagire con la landing, quindi non solo ti faccio compilare i dati, ma se vuoi sapere di più ce l'ho già integrato in termini di interazione. Adesso diciamo che l'abbiamo completato, mi dice che non ho inserito l'email alert e in 2 minuti ho creato la landing. Questo produce tutti oggetti mobile, quindi quello che vedrete. La profilazione poi è multicanale anche, cioè una volta che ho dimostrato questa forma, poi in successivo landing o in altri contesti riesce, in altri canali riesce a riconoscermi, c'è un'integrazione di profilazione su più canali? Perfetto, sì, abbiamo degli analiti specifici per ogni canale, però tu la landing la puoi usare per più cose, la puoi usare sia come landing per la rewards, sia inventando, perché c'è la possibilità di codice ad esempio in un sito, se non hai voglia di modificare tutto il sito, fai la sostituzione e poi la vai. Quindi nella parte di analytics hai lo spaccato di regione, tipo di browser, tipo di sistema operativo, non so se questo che volevi. No, ho proprio usato i video di profilazione utente, cioè se metto il mail, nome, cognome, cioè se poi queste informazioni sono anche su tutti i canali. Cioè nel senso, se io magari sono penso sulla chatbot di Facebook, riesce in qualche modo a... Se nella chatbot ho messo una forma di registrazione dei dati, riesco a vedere... Esatto, cioè se c'è una profilazione multicanale, io ho possibilità di, ad esempio, su chatbot a un certo punto gli chiedo i dati, creo una landing che il chatbot dà la risposta, io sono lì arriva dal canale Facebook perché avrò chiamata landing Facebook, quindi avrò un cluster che si crea di tutti quelli che vanno nel customer data a far parte da questa cosa, quindi poi chiudo, lo carica. Questo è come vengono raggruppati i dati, io a seconda della campagna poi mi ritrovo il singolo contatto che ho registrato dalla singola landing attivata in questo.